Amici di All for Hunters, All for Shooters, parliamo oggi della linea Big Game della Baschiere Pellari, una linea di munizioni dedicate alla caccia grossa, quindi ad animali di una certa massa, di una certa importanza, nella fattispecie al cinghiale in Italia per quanto riguarda la cartuccia a palla, anche sugli altri ungulati per quanto riguarda gli stati dove sono consentite a livello europeo le cacce anche con munizioni da canna liscia. I pallettoni sono nel contesto della caccia italiana proibiti, questo lo dobbiamo specificare all'inizio, però in molte zone possono essere usati nei piani di controllo sul cinghiale e in molte nazioni europee possono essere utilizzati ancora per la caccia. La tecnologia ha portato a sviluppare delle munizioni anche estremamente precise, quindi oggi con la canna liscia, senza particolari accorgimenti, utilizzando cartucce di tipo moderno come appunto la Black Shock, possiamo ottenere delle rosate veramente interessanti anche a livello di 50-60 metri con palle che sono praticamente raccolte in un pugno. La palla Black Shock è una palla completamente sviluppata dalla Baschiere Pellagri in tempi abbastanza recenti, quindi una palla molto moderna. È una palla che ha attinto un pochino quello che c'era di positivo dalla storia del proiettile per animaliscia. È stata creata per stampaggio in piombo, è stata creata con le nervature elicoidali esterne come tante altre palle di questo tipo su cui sono impostate, e ha un apice troncoconico con sei sgusci particolari che favoriscono l'ingresso nel fluido aereo e ne mantengono perfettamente stabile la traiettoria. La palla ha una base cava che sposta molto avanti il baricentro e ha un impennaggio in plastica derivato essenzialmente come molleggio da quello già sviluppato per altre bore della casa bolognese, che sposta arretrandolo il centro di spinta. Proprio la disposizione del centro di spinta e del centro di gravità, quindi il baricentro, rendono estremamente precisa una palla in animaliscia che non è stabilizzata dal moto elicoidale di stabilizzazione giroscopica. Ma nella Black Shock la cosa più importante, la cosa veramente peculiare, è il trattamento antifrizione che viene applicato alla palla tramite verniciatura. È un rivestimento che praticamente riveste completamente la superficie esterna della palla e impedisce a questa, durante lo sparo, di depositare piombo dentro all'anima di canna, soprattutto nei primi centimetri al di fuori della camera di scoppio. Questo è un vantaggio molto molto notevole per quanto riguarda soprattutto le gare di tiro, in quanto mantiene la stessa precisione della cartuccia, una precisione intrinseca molto elevata, dal primo all'ultimo colpo delle gare. Mentre con la palla scoperta abbiamo dei grossi problemi per quanto riguarda la tenuta di precisione, in quanto il deposito laminare di piombo che si realizza all'interno della canna deforma e falsa un po' la precisione dei colpi successivi ai primi 5, 6, 10, con la Black Shock questo non avviene, possiamo sparare anche serie di 20-30 colpi senza perdere minimamente in precisione. La cartuccia Black Shock viene realizzata non con la ricerca di una potenza elevatissima, ma comunque con una potenza molto elevata, sviluppa 455 metri al secondo con una palla che è 32 grammi, quindi abbiamo abbondanti 300 kg di energia e quindi perfettamente sufficienti per cinghiali anche di grosso mole, per daini, per piccoli cervi, per caprioli. Ha soprattutto dalla sua la precisione veramente notevole, quindi un fucile slug perfettamente tarato per sparare con mire metalliche un proiettile in canna liscia realizzerà veramente delle rosate simili a quelle di una carabina poco distanti da esse, sulle distanze anche di 50, 60, 70 metri. La palla non perde tanto neppure in ritardazione, in quanto la sua struttura e il suo profilo aerodinamico le fanno ritenere delle ottime velocità residue anche alle distanze che abbiamo appena detto. Mantiene un'ottima capacità penetrativa e, in virtù del fatto che il corpo della palla è in piombo plastico, quindi molto deformabile e molto morbido, ha anche un'ottima capacità dissipativa, in quanto all'interno del tramite intracorporeo riesce a dissipare moltissima dell'energia che possiede. Per finire possiamo dire che la cartuccia Black Shock è stata volutamente mantenuta al di sotto delle elevate prestazioni. Questo che cosa ci fa intuire? Che è utilizzabile in tutti i tipi di armi, purché siano in buone condizioni di conservazione. La gamma Big Game delle cartucce a palla è estremamente ampia e profonda. I tecnici della casa hanno sviluppato infatti ben tre caricamenti nel calibro 12, che sono, oltre alla Black Shock già vista, anche una Thrill Shock di altissima potenza, una cartuccia che con una palla molto simile ma non trattata superficialmente sviluppa 500 metri al secondo e un'energia brutale superiore ai 400 kg di energia, una Black Shock Magnum da 40 grammi, molto adatta a sfrascare in ambiente boscato e in zone dove ci sia una vegetazione piuttosto folta,
e tutta una serie di cartucce nei calibri minori. Abbiamo infatti una Trill Shock nel calibro 20, una Trill Shock nel calibro 28 e una Trill Shock nel calibro 410. Da segnalare la cartuccia del 410, estremamente performante perché con una palla da 9 grammi raggiunge praticamente i 600 metri al secondo. La seconda branca della gamma Big Game si snoda invece sulle cartucce a pallettoni. Abbiamo cartucce che sono caricate con pallettoni 11 zeri della numerazione italiana, quindi sfere da 8,6 mm di diametro e 3,75 grammi di peso, che si articolano su una classica cartuccia a 9 sfere, quindi con una carica complessiva di circa 33 grammi, che sviluppa abbondanti 420-425 metri al secondo. Poi abbiamo una cartuccia con 12 pallettoni, quindi con un peso di circa 44 grammi, leggermente decurtata nella velocità iniziale, ma potenziata nell'impatto per il numero superiore di proiettili. E infine una cartuccia veramente molto potente e molto severa anche nel rinculo, che è la 15 pallettoni, ramati in questo caso, che con un peso di circa 55 grammi investe le prede colpite con un numero altissimo di proiettile e quindi con una capacità e un potere d'arresto veramente notevoli e molto molto efficaci.